troppi assenti. Il Bari è in emergenza, ma nella 19esima giornata della Serie B con te.it servono 3 punti, anche se l'Avellino è squadra in crescita. Bari con il 4-3-3, in avanti Brienza con Fedato e Maniero. Novellino punta sul 4-2-3-1, esterni d'attacco Verde e Belloni. 24 i punti del Bari, 17 quelli dell'Avellino, l'arbitro è Chiffi. Il primo pallone dell'Avellino che cerca subito di portarsi in avanti. Ma sarà il Bari a creare il primo pericolo su calcio d'angolo. Va a calciare Brienza col mancino. Tonucci non ci arriva, la conclusione di Furlan. La palla ribattuta da Gidai, oggi schierato, difensore centrale. Siamo al sesto minuto, è Romizzi a crossare in area di rigore, ci prova Furlan. Palla che termina ancora una volta fuori. Bari subito in avanti per mettere in difficoltà l'Avellino, ma l'Avellino con Omeongar, De Magno e Verde. La parata di Mikai. Squadra di Novellino che si porta in avanti. Poi una serie di calci d'angolo per il Bari con Fedato, colpo di testa, grande la risposta di Frattali, anche oggi un'ottima partita per il portiere dell'Avellino. La punizione di Verde, in ritardo Gidai, palla sul fondo, siamo alla mezz'ora, si rimane sullo 0-0. Ancora Brienza a calciare il corner, palla recuperata dal fantasista Ischitano, la finta, poi il cross, il colpo di testa di Gonzalez a mettere palla in calcio d'angolo. Si arriva così al minuto numero 47, siamo nel recupero, D'Angelo per Verde, il cross al centro, Castaldo, il gol dell'Avellino, il vantaggio dell'Avellino con Castaldo, gran cross di Verde, colpo di testa di Castaldo, palla in rete, l'Avellino è in vantaggio al 47esimo, il primo tempo si conclude così. Con l'Avellino in vantaggio 1-0 allo stadio San Nicola di Bari, un vantaggio importantissimo per l'Avellino che aveva concluso in vantaggio anche il primo tempo contro il Benevento sabato scorso, ma al 51esimo si porta in avanti il Bari e con Fedele trova il pareggio. Furlan per Fedele, gran conclusione dai 25 metri, proprio come contro il Carpi. Il gol dell'1-1, De Luca in campo da poco, mette in area di rigore Romizzi, la parata facile di Frattali. Il Bari ora vuole vincere la partita, calcio d'angolo ancora di Brienza, c'è una mischia con Jim City che poi riesce a liberare l'area. Nuovamente un calcio d'angolo con Brienza per Fedele che controlla il suo tiro. La palla viene ribattuta, pericoloso sempre Fedele quando calcia da fuori area, il cross di Gonzalez, la testa di Crecco, la parata di Mikai e l'Avellino a farsi vedere in avanti con questo colpo di testa. E poi nuovamente il Bari con Brienza, il cross al centro, Maniero, la girata centrale sul portiere Frattali. E l'Avellino allora a portarsi in avanti al 77esimo con Camarà, il tiro di Verde, la gran parata di Mikai che salva la sua squadra, poteva essere il gol del vantaggio Avellino. 79esimo, Brienza, il controllo di Fedele, il 2-1, il gol del 2-1, ancora una volta Fedele, doppietta per lui, bravo a calciare, angolato, a tenere la palla bassa. Al minuto numero 85, gran tiro di Castaldo, palla sulla traversa, allontana Tonucci, recupera Camarà, va a servire Castaldo, il tiro, la palla in calcio d'angolo, ma ci sono le proteste di Novellino. Walter Alfredo Novellino alla terza partita sulla panchina dell'Avellino viene espulso. Un Avellino che sta giocando un buon calcio, è stato sfortunato anche nella partita con il Bari, oltre a quella con il Benevento della scorsa settimana. Il Bari vincerà la partita per 2-1, questa è l'ultima azione della partita. Con questo successo il Bari sale a quota 27.